Buongiorno Web, oggi lasciamo la base di Merendugno e torniamo alla base di Corato. Maciste è pronto per partire. Ciao Merendugno, ci siamo trovati bene. I'm just sitting here, I got time, it's clear to see. From up here, the world seems small. We can sit together. Ho lasciato i bagagli alla base di Corato e faremo un'altra visita prima di partire. We meant to be in the great outdoors. Centro visite di Lama Lunga, a 3 km da Altamura. Qui è stato scoperto, nel 1993, un Neanderthal vecchio di 150.000 anni. Sometimes you need to go, take a step back. L'uomo di Altamura è un antico Neanderthal, datato tra i 130.000 e i 170.000 anni e integro nella struttura scheletrica. E la formazione del calcare sulle sue ossa ne ha favorito la conservazione. L'ottimo stato dello scheletro ha permesso una riproduzione fedele ed è visibile al Museo di Altamura. Ingresso del centro visite. Non è stato spostato nulla, qui c'è il disegno della grotta. Vedete, questo è il pozzo d'ingresso. Questo è il pozzo d'ingresso. L'uomo di Altamura è in fondo a questa galleria qui. Ok, qui sotto continuiamo. Abbiamo ripreso a scavare perché sentivamo il vento. Abbiamo scavato questo tunnel lungo una decina di metri e siamo entrati dentro la grotta il 3 ottobre del 1993. Abbiamo trovato una grande grotta. Abbiamo trovato tante ossa di animali preistorici e poi in fondo c'è l'uomo di Altamura, in questa zona colorata. Allora, l'uomo perché è caduto dentro la grotta, non viveva in questa grotta, quindi questo siamo certi. È caduto da un'altra entrata. Questa grotta aveva un ingresso molto grande qui. C'era un grande pozzo, si pensa che l'uomo e gli animali preistorici sono caduti tutti giù nella grotta. Quando l'uomo è finito nella grotta, gli studiosi hanno dato due versioni. Secondo alcuni studiosi, quest'uomo è caduto e morto, poi è arrivato un alluvione, l'acqua e ha spinto il cadavere là in fondo. Altri studiosi dicono no, che quest'uomo è caduto, era vivo, e lui vivo si è trascinato e là in fondo poi è morto. Pensava di trovare un'uscita, qualcosa, e poi non ha avuto più la forza di tornare indietro. Adesso vediamo come è filmato, che è la parte più bella, poi continuiamo il giro qui. Questo è tutto quello che è stato trovato nella grotta? No, questo viene da altre grotte. Da altre grotte, ok. Altre grotte, poi questi invece sono fossili che vengono da altre zone. Okay. Questi sono i nostri fossili pugliesi. Sì, sì. Questa invece è la mandibola di un dinosauro, ce l'ho per i bambini, perché qua vengono tanti bambini e mi chiedono sempre dei dinosauri. Vedete come era all'inizio la grotta? Come la stretta, la fessura all'inizio, poi dopo che è stato scoperto l'uomo è stato allargato tutto. Il centro visite ci ha fatto vedere un filmato in 3D che non è stato possibile riprendere con la GoPro perché era completamente al buio, quindi si vedeva poco o niente, e poi alcune immagini erano riservate, cioè non era possibile poterle riprendere. Però in quel filmato c'era tutto il percorso fatto da uno speleologo, tutto il percorso della grotta fino ad arrivare al buco di Neanderthal.
up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. Meant to be in the great outdoors. Ecco, siamo di nuovo in mezzo alle bolge. Questo territorio è fatto da zone coltivabili dove si produce un ottimo grano e poi è fatto da zone rocciose, come abbiamo detto altre volte, e da zone alberate. In questo punto sembra quasi che la strada fa da spartiacque tra una zona rocciosa che sembra un deserto e una zona alberata. Per oggi è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!